Era la tua schiena? Questo. Sì, amore, si sente la tua schiena che scrocchia? Non so se va bene scrocchiarla così, eh. T'è a posto? Hai messo via l'apparecchio? E qui abbiamo la colazione pronta per me, latte e caffè con tre biscottini integrali, questi qui, e invece per Mirko caffè con latte con quattro biscottini. E quando riesco al mattino prima di uscire di casa cerco di rifare almeno il mio letto che è sopra, quindi non devo scendere le scale, faccio un po' più in fretta. Quindi tolgo i cuscini, sbatto il lenzuolo, poi rifaccio il letto dopo aver lasciato areggiare un pochettino la stanza, anche perché vi dico che quando ho chiuso il balcone c'erano i pinguini che stavano girando intorno al letto, quindi faceva veramente freschino, quindi ho chiuso, poi riaprirò dopo quando torno a casa, che la temperatura è un po' più alta rispetto alle 7:30 del mattino. Comunque mi vado a fare tutto il letto per bene e poi porterò i bambini a scuola. Questo è quello che mi aspetta quando tornerò a casa. Rientrata a casa, ho portato Andrea a scuola, poi sono andata a prendere il caffè con una mamma. Se riesco e se c'è qualche mamma al mattino, mi piace prendere il caffè, fare due chiacchiere, poi torno a casa e faccio i servizi che devo fare, oppure vado a fare le commissioni che devo. Comunque sono andata a prendere un caffè, poi sono andata al mercato, perché oggi per me è mercoledì e c'era il mercato a Chivasso, quindi mi sono allungata al mercato. Ho detto, devo assolutamente comprarmi un paio di maglie, qualcosa per questi 2 mesi, finché avrò ancora la pancia, perché non mi va più niente. Cioè, ho questa camicetta che ero incinta di Mirko. Però ero boh, forse lo stesso, non lo stesso periodo, come stessi mesi, però ero più piccolina di adesso e
Mi stringe, mi dà fastidio. Sarà la vecchiaia, non lo so, che sono più vecchia rispetto a quando ero incinta di Mirko, che sono passati 12 anni. Mi dà fastidio, mi stringe. E quindi volevo trovare qualcosa di comodo. Allora ho girato un pochettino, ma questo no, questa è corta, questa così. Non ho comprato niente. Mi sono fermata a un banco che vende roba per i bambini. Inizialmente ho preso una cuffietta per la testa per l'ospedale. Che vogliono, vorrebbero, non so, adesso non ho ancora la lista, però credo che vogliano, come mi è capitato per Henry, quella di cotone, quindi non in cinghia, anche se nascerà, che farà freddo, perché comunque in ospedale, c'è il riscaldamento, fortunatamente, quindi non servirà quello di cinghia, ma vogliono un cotone. Comunque mi sono avvicinata per prendere questa cuffiettina di cotone, per iniziare a mettere lì insieme le cose. Ma poi da quello sono passata a quello, che sono passata all'altro e adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Nell'ultimo video vi avevo fatto vedere delle tutine che avevo messo da parte dei bambini che avevo conservato. Ovviamente non sono da femminuccia, quindi qualche cosina comprerò da femminuccia per uscire, ma quello lo userò più che altro per stare a casa o quando magari dovrò portare Andrea a scuola, quindi sarà un andare e tornare, tanto la bambina avrà il giubbotto sopra, il tutone, queste cose qua, quindi che non è rosa o che non è proprio femmina, a me personalmente non mi cambia di tanto. Ovviamente ogni tanto la vestirò anche di verde, la vestirò anche di blu, cioè non è che perché è femmina dobbiamo vestire rosa e basta. Comunque al mercato ho preso, sono partita appunto dalla cuffietta, poi quello che ho acquistato è tutto un kit completo, quindi è tutto abbinato, tutto uguale. Ok. Le babucce, queste babucine qua, che vi dico? Dei miei altri due bambini non le usate tanto, ma non lo so. Comunque erano nel kit e quindi ho fatto che prenderle. Comunque, le babucette, queste qua per i piedini, sono grigie e questo è un tipo di bianco con dei pois rosa chiari, quindi non è rosa shocking di quelli che rimane così. Queste qua, comunque, le babucce. Poi il cappellino, questa cuffietta qui. Un cappellino, cuffietta, questa cuffietta qui con il coniglietto con la coroncina, sempre sugli stessi colori. Poi il completino, quindi abbiamo qua una giacchetta con la cerniera, con la copertura qua per la cerniera, perché sapete che i bimbi stanno comunque così e la cerniera magari gli dà irritazione, la bavetta o che sia. Comunque copre la cerniera, questo qua, sempre bianco con le manichine grigie. Qua sotto è fatto così con le taschine grigie e con i coniglietti. Non le userà le taschine, però ci sono. E ha questo cappuccio fatto così, sempre con le orecchiette da coniglietto. La parte sotto invece è un pantalone grigio normale. Mi piacciono questi qua senza i piedini, quindi belle le tutine con i piedini e tutto, però non lo so, mi stanno piacendo tanto queste tutine senza piedini. Quindi ecco qua il pantalone. E poi quello che io ho anche per gli altri due, ho una loro copertina. Vi dico la verità, c'è mia mamma che mi sta cucendo veramente le copertine. Potrei aprire una bancarella, tutte le copertine, golfini e scarpettine che mi sta facendo. Però sono un po' leggere perché sono comunque quelle fatte con l'uncinetto a maglia. E cercavo qualcosa da mettere nella culla, nella culletta che sia. Di bello spesso che tenga coperta comunque la bambina, perché le copertine sì, si usano per una bella coperta di quelle belle che ti tengono caldo, ci stava. Siccome ce l'ho sia di Mirko che di Henry, non poteva mancare anche per la bambina. Quindi, tadan! Ecco qua. Ho preso questa copertina che ha la stessa fantasia, quindi ha il coniglietto, credo sia un coniglietto perché ha le orecchie un po' lunghe. Comunque, questo chiamiamolo coniglietto, tanto chi ci cambia? Il coniglietto è sempre la stessa fantasia, quindi bianco con i pois rosa nella parte sotto e nella parte sopra è solo bianco e ha tutto il bordino grigio. Da questa parte è fatto in cinghia, è tipo una trapuntina e da questa parte invece è di cotone. Comunque veramente molto carino, mi piace un sacco. Sono andata per me e per me non ho preso niente alla fine, ma ho preso per la bambina. Vabbè, poi alla fine non avevo più voglia di fare il giro, di girare, quindi me ne sono poi tornata a casa, ho attaccato una lavatrice. Ho riguardato la roba che devo stirare e piegare. Adesso poi aspetterò Mirko per pranzare, così pranzeremo insieme, poi mi metterò a sistemare la roba. E voglio anche impastare la pasta frolla perché Andri mi ha chiesto già l'altro giorno di fare dei biscottini.
E oggi avrà basket, però inizierà alle 6:30, quindi da dopo scuola. Ho detto, vabbè, ma fai venire il tuo amichetto a casa così li fate insieme. Allora mi impasto già la frolla, così è già pronta quando arriveranno da scuola, così si metteranno a fare un po' di biscotti, almeno non staranno con i videogiochi e queste cose qua, perché tutti i giorni le stesse cose, quindi magari fanno qualcosa di diverso. Abbiamo fatto pranzo, ho attaccato un'altra lavatrice e un'asciugatrice, così nel frattempo girano. Adesso mi metto a preparare la pasta frolla. Questa volta invece che farla con il burro, la farò con l'olio, che rimane un pochettino più leggera. E niente, la impasto e poi andrò a prendere Andrea a scuola e il suo amichetto. Allora, vi giro qua la telecamera, vi faccio vedere gli ingredienti man mano che li metto. Io, come sempre, uso il mio amico Simil Bimbi. Ma voi potete impastarla senza alcun problema anche a mano. Quindi giro la telecamera, vi faccio vedere e vi scrivo anche gli ingredienti e li trovate anche sotto in descrizione come sempre. Come prima cosa vado a mettere le uova, due uova e 100 grammi di zucchero. Faccio mescolare per bene il tutto. Adesso andiamo ad aggiungere 80 g di olio di semi di girasole, un pizzichino di sale, mezza bustina di lievito per dolci. E poi alla fine vado a mettere 320 g di farina. Io uso questa qua normale 00. Se avete del limone potete aggiungere della buccia grattugiata di limone. Io non ho limone fresco, quindi vado a mettere qualche goccia di aroma limone e qualche goccia di aroma vaniglia. Così darà un po' di gusto alla nostra pasta frolla. Ok, faccio mescolare tutto. Questo è il risultato. Adesso lo impasto un attimo con le mani e poi lo vado a mettere in frigo a riposare un pochettino. E quando non appiccica più alle dita è pronta, quindi io adesso la vado a sistemare qui, la copro con uno straccino e la vado a mettere in frigo per mezz'oretta. Biscottini fatti, in realtà non avevamo stampini di Halloween, quindi abbiamo usato questi qui natalizi. Abbiamo il pupazzo di neve, l'alberello, la stellina, però almeno si sono divertiti, hanno passato tempo, adesso Andrea si sta preparando, così andiamo a basket e adesso vi faccio vedere la roba che devo stirare. Dal mucchio che era lì questa mattina si è catapultato sul letto e si è aggiunta anche dell'altra roba. Non avevo voglia, proprio non avevo voglia di sistemare la roba. Però stasera mi tocca. Dopo cena mi prometto da sola che mi sistemo sta roba perché domani non ho nessuna voglia di vederla di nuovo. Tanto loro, chi guarderà la partita, chi si guarderà il telefono, chi si farà i fatti suoi, io mi dovrò sistemare le cose che ho lasciato da fare oggi. Però va bene, almeno me le tolgo e non ci penso più. Stasera
scappò a sfornare una crostata, perché mentre c'ero in passato ancora un po' di frolla, ho fatto una crostata con, non so se vi ricordate, avevo fatto una marmellata con delle mele e prugne, forse erano, non mi ricordo, comunque era nel frigo, è da un po' che ce l'ho lì, quindi ho fatto una crostata con la marmellata che avevo preparato, quindi sforno quella, poi porto Andrew e il suo amichetto a basket. Nel frattempo Mirko è fuori con i nostri vicini di casa che hanno la sua età e si trovano fuori sul pianerottolo, ogni tanto se la chiacchierano o giocano insieme, si tengono compagnia. Comunque vado a sfornare e porto Andrew a basket e noi ci vediamo dopo. Come immaginerete, alla fine neanche ieri sera mi sono piegata la roba, l'ho lasciata lì. No, niente, ieri era così, oggi ancora peggio, non c'ho voglia però. No, la devo assolutamente, adesso mi metto qua, me la piego. Ho portato Andrew a scuola, prima di venire a casa sono passata dal Carrefour e ho trovato una cosa che cerca, mi viene la collina, una cosa che cercavo da un po' di tempo, vi faccio vedere, poi inizio a piegare, è promesso. Sono tornata di qua perché c'è più luce. Guardate cosa ho trovato, i kinderini. Si vedono un sacco. Lo so, le recensioni non sono ottime, però le volevo provare perché ho detto non è che mi fido al 100% di quello che dicono gli altri. Io se non vedo e non provo non ci credo. E quindi li ho comprati 3 euro. Però sicuramente i bambini quando torneranno da scuola saranno contenti. Allora, adesso mi piego la roba, così dopo mi premio da sola e me ne mangio uno e vediamo com'è. Ci sono cose da maschietto, proprio da maschietto, che ho comunque lavato perché erano nella scatola insieme alle cosine che ho preso per la bambina. E quindi ho detto, gli do una rinfrescata e anziché lasciarle in garage, che ho notato che molte cose sono rovinate, le terrò poi dentro casa. Quindi magari farò una scatola sotto il letto per conservare tutte le cosine di Mirko e Andrew che voglio appunto conservare. Quindi se vedete cose azzurre azzurre, proprio maschietto, maschietto, è perché sono cose che comunque ho lavato, ma voglio conservare, almeno pulite.
diviso. Quelle sono le tutine che metterò via, queste sono le tutine che invece conserverò per la bambina, perché queste sono proprio maschietto maschietto, ma poi magari se ne ho necessità le uso comunque. Ho diviso un po' tutto, la roba da stirare è solamente quella, sono molto felice di me. E niente, adesso mi merito il biscottino. Allora, andiamo a aprire la confezione, dice che ci sono 20 pezzi all'interno e il peso è 250 grammi. Ecco qua, così si vede bene. E andiamo a vedere questi 20 pezzi come sono. Il sacchettino ha anche la chiusura, poi per richiuderli. Quindi va bene. Oh, che carini. Questi sono i biscottini. Questa è la loro grandezza. E vediamo come sono. Ah. Ah, è vero, sono biscottini completamente secchi e la cremina è solamente negli occhi e nella boccuccia. Allora, se vi posso dire, non penso di ricomprarli, sono biscottini secchi, tipo gli abbracci, hanno questa micro cremina negli occhietti e nella boccuccia, dipende dal tipo di biscotto, questa ad esempio ce l'ha solamente negli occhi, e si sente appena 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 quando si mangia il biscottino, quindi pensavo veramente fossero più buoni, come li descrivevano gli altri. Chi seguo io aveva ragione, non sono niente di eccezionale. Buono il biscotto perché è un buon biscotto Kinder, ma di cioccolatoso poco e niente. Mi dispiace perché dall'immagine sembravano veramente molto molto invitanti e pensavo fossero come consistenza un po' come il wafer, mi davano l'impressione dall'immagine, il wafer del Bueno. E quindi ho detto wow, buonissimo, dentro ci sarà la cremina, anche se ho visto delle recensioni, ma ho detto vabbè, magari esagerano che sa solo di biscotto. No, è vero, sa solo di biscotto. Comunque, se volete provarli come li ho provati anch'io, io li ho cercati per un po', poi alla fine al Carrefour li ho trovati e li ho presi. Però se vi posso dire, 3 euro non li rispendo assolutamente per questi biscottini, piuttosto gliene compro altri che so che sono un po' più cremosi, un po' più buoni. Va bene, niente, io non vi voglio tenere qui ancora per molto, quindi vi saluto, io adesso andrò a stirare, perché il biscottino l'ho già mangiato, io vi saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo video, ciao!